Allora, ricchi e poveri, io l'ho sentito nominare da qualche parte. Dimmi tu, che hanno fatto i ricchi e poveri? I ricchi e poveri hanno fatto intanto 12 festival di Sanremo. Ah, però. Hanno ottenuto risultati forse inferiori, secondo me, alla bellezza delle canzoni. Basta pensare a Sarà per chi ti amo e a tante altre. Ma soprattutto hanno avuto il coraggio di rimettersi in gioco dopo 32 anni con una canzone carinissima, bellissima. Al di là del risultato. Carinissima, sì, e questa sì, autoironica. Bene. E poi hanno un talento, questi due ragazzi che hanno un futuro davanti incredibile, guarda. Magnifico! Sentiamolo allora. Grazie! Grazie per i ragazzi, grazie. Abbiamo 20 anni davanti. Allora sentiamola, sentiamola e poi la commentiamo. Che confusione, nel sabato è quasi peggio di quello che dicono con te, però c'è un non so che di magico, c'è un non so che bellissimo. Dimmi quando arrivi, così ti tengo il posto. Prendo già da bere, i tuoi gusti li conosco. Entra che ho lasciato il buono male ingresso. Tanto in giro, da sola non resto. Anche la più bella rosa diventa appassita. Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita. Ti giri un momento, la notte è finita. Le stelle già stanno cadendo. Dammi retta, scendi adesso in pista. Gira, gira, girerà la testa. Non ti vedo dove sei finita. Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita. Allora, Angelo, allora Angeli, ciao. Ciao a tutti in studio. Allora, che, scusate, ritornare dopo 32 anni, 32 anni, 92. Che impressione ha fatto? Ritornare su quel palco da un'altra venendo da un'altra epoca, perché 30 anni fa era un'altra epoca. Sì. Un altro mondo proprio. Angela, che impressione ti ha fatto? Eravamo così emozionati, ti dico la verità, che forse neanche la prima volta siamo stati così emozionati. Anche perché la prima volta eravamo incoscienti. La prima volta? Eravamo un po' incoscienti. Adesso avevamo più, insomma... Un po' meno. Un po' meno. Allora,